Bentornato sul mio canale, io sono Pasquale. In poco tempo il mio canale ha avuto una discreta crescita, sono abbastanza contento di ciò e devo ringraziare tutti quelli che, come te, si sono iscritti e che stanno continuando a farlo perché chiunque tu sia, mi stai aiutando a raggiungere il mio obiettivo finale, che sarebbe la mia indipendenza economica dal lavoro fisso, per arrivare a quello che poi il grande obiettivo è che fra 13 anni io possa smettere completamente di lavorare, cioè a 55 anni, perché sono un vecchio, per poter passare più tempo con la mia famiglia. Ti voglio adesso dare un piccolo aggiornamento su quello che il mio portafoglio è diventato in 2 mesi. Ti dico come si è evoluto, come era all'inizio, come è cominciato e a che punto si trova in questo momento. Ed anche perché ho fatto alcune scelte su alcune variazioni che ho fatto all'interno del portafoglio. Prima di continuare, ti ricordo che io non sono assolutamente un trader professionista, non sono un professionista del settore, sono qui per imparare e condividere la mia esperienza insieme a te. Io, come hai ben capito, ho fatto questa scelta per diventare completamente indipendente dal lavoro fisso e per passare più tempo con la mia famiglia. E per cui, se anche tu decidessi di fare lo stesso percorso che sto facendo io, ti consiglio di studiare la materia per bene, per conto tuo, o di rivolgerti a un professionista che sia ben dentro il settore e che sia certificato. In questo video non ti sto consigliando di investire, ma ti passo solo alcune informazioni basate essenzialmente sulle mie esperienze personali o sui miei giudizi, che possono essere semplicemente quelli di un novello nel settore. Dunque, se hai visto i miei primi video, quelli fatti malissimo e un pochino brutti, e spero che questi non lo siano, ti potresti ricordare come tutto abbia avuto inizio. Non era il verbo, ma la totalità dei miei investimenti era così composta. Avevo circa 200 euro in trading su eToro, il broker di Toro, poi c'erano circa 400 euro nel peer-to-peer lending che erano divisi su quattro piattaforme, che erano Bondora, Mintos, Fastinvest e Groupir. E infine avevo circa 350 euro investiti in Money Farm, che è il mio pack, il mio piano di accumulo mensile. Per cui a settembre avevo un portafoglio di circa 950 euro. Ti posso assicurare che in questo frangente ho buttato un bel pochino di soldi senza capire cosa stessi effettivamente facendo, prelevando, versando, investendo, disinvestendo, spostando. Era un casino, ho fatto un casino. Ecco, facciamo così. Facendo un po' le cose alla Dick of Dog, eh? Ci siamo capiti? Ma meglio così, perché devo essere sincero, anche perdendo pochi soldi, comunque erano soldi miei, che ho buttato e mi è bruciato parecchio. Diciamo che fra spese di broker, commissioni e investimenti fatti male, vari, ci ho rimesso circa 70 euro in 2 mesi. Mannaggia. Non sono andato in mezzo alla strada, per carità, ma ho fatto i miei danni. Quei 70 euro potevano essere utilizzati per altre cose. Nell'ultimo mese, per cui ottobre, avendo messo bene in chiaro la mia strategia su come voglio proseguire e che voglio portare avanti nel tempo e facendo delle scelte più oculate e soprattutto avendo nella maggior parte dei casi domato la mia paura da investitore novello, sono riuscito a recuperare una buona parte di quello che avevo inizialmente perso. Per cui dei 70 euro che avevo perso in questo frangente me ne sono rimaste da colmare solo 35 per tornare in pari. Ti spiego per breve come ho cambiato la mia strategia. A proposito, prima di svelarti il segreto della mia strategia, ti invito a iscriverti al canale e cliccare la campanella delle notifiche così che tu non debba perderti nessun video successivo, nel caso ovviamente che questi contenuti siano di tuo gradimento. Prima di tutto, delle quattro piattaforme di peer-to-peer lending ne ho lasciata solo una, che è Groupir. Magari in futuro reinvestirò in altre piattaforme, ma in questo periodo di tempo voglio solo usare Groupir. In questa piattaforma ho versato un totale di 225 euro e fra settembre e ottobre ho ricevuto un interesse di 2,21 euro. Per cui per il momento terrò solo questa piattaforma, scegliendo manualmente i prestiti di volta in volta da utilizzare e aggiungendo piccole somme perché non voglio che il mio portafoglio di peer-to-peer lending sia al momento superiore al 7 o 8% del mio portafoglio totale. Come ti dicevo prima, magari in futuro ritornerò alle altre tre piattaforme che ho lasciato. In Money Farm invece, se ti ricordi, avevo creato tre diverse strategie di rischio, ma che ho visto che non rendevano perché c'era troppa dispersione e per importi così bassi non aveva secondo me nessun senso. Per cui tutto il mio investimento ora sta su un unico portafoglio di rischio, che è il portafoglio di rischio numero 4. Io ho versato in totale in questi 2 mesi 980 euro e dopo 2 mesi mi trovo un profitto di 10,64 euro, per cui un totale di 990,64 euro di portafoglio.
su Money Farm. Infine, ho cominciato a investire sul mercato azionario, però con criterio, tramite il broker DeGiro o DeGiro, come dicono qui. Qui ho 4 posizioni molto piccole, aperte. Sono Coca-Cola, Microsoft, Acqua America e, infine, Aflac. Tutte entrano nella mia strategia di aziende con dividendi. 2 sono Aristocrats, sono la Coca-Cola e la Aflac, mentre le altre 2 non lo sono. Il portafoglio totale dei miei investimenti in azioni ha un importo totale di 1.412 euro. Come puoi capire, ho comprato pochissime azioni per ogni azienda, ma non ho grandi disponibilità economiche, per cui utilizzerò quella tanto nominata tecnica del dollar cost average, perché finché non ho un buon capitale, e secondo me questa è l'unica via che posso seguire per fare incrementare il mio portafoglio e i miei rendimenti. Al mio portafoglio azionario aggiungerò altri dividend Aristocrats e nel breve termine voglio arrivare a un massimo di 10 o massimo 12 posizioni aperte per singole aziende, per cui per singoli investimenti. Per il resto voglio poi aprire altre 2 o 3 posizioni in ETF molto conservativi, e uno sarà sicuramente il minimum volatility che ho recensito in un mio video precedente e che trovi qui da qualche parte. Questo perché voglio dare più stabilità e meno volatilità al mio portafoglio. Bene, perché ho fatto queste scelte, queste variazioni, se così si può dire. Il peer-to-peer l'ho eliminato quasi completamente perché al momento, con gli importi che investo, non mi entusiasma così come fa il mercato azionario. Inoltre, secondo me, il rischio correlato comparato al rendimento non è così fruttifero come può essere il mercato azionario, soprattutto in questo periodo di tempo, che ha una crescita esponenziale e un rendimento fisso annuo. Ma avere una piccola parte del portafoglio in questo tipo di investimento è comunque di mio interesse perché, come sempre, bisogna diversificare gli investimenti e anch'io voglio diversificare i miei investimenti. Il fatto di aver portato tutto il mio investimento di Money Farm in un unico obiettivo mi ha dato la possibilità anche di risparmiare sui costi di gestione e di ottimizzare gli interessi che al momento mi danno, devo dire, molte soddisfazioni e che generano interesse composto in automatico, con una discreta diversificazione che viene comunque aggiornata dal team di Money Farm nel tempo. Infatti c'è stato un aggiornamento proprio il mese scorso. Questo per ovviamente ridurre il rischio e aumentare il profitto. Come puoi ben capire, poi sono passato al mercato azionario perché secondo me, se ben analizzato e ben studiato, rende di più, ma soprattutto è molto più, almeno per il mio punto di vista, divertente e stimolante per come sono fatto io come persona, insomma. Inoltre, investendo solo in aziende con dividendi, anche se momentaneamente non riesco a creare un portafoglio gigante, nel processo di crescita potrò poi reinvestire questi dividendi per comprare nuove azioni o incrementare la somma che mi servirà per comprare nuove azioni, magari addizionandola con dei miei versamenti, in modo da creare un mio personale interesse composto. Ora ti mostro il grafico e il valore di ogni singolo investimento con la percentuale in proporzione. Bene, Money Farm è il singolo investimento più grande del mio portafoglio, con quasi il 38% del totale. Poi tutto il mercato azionario invece va a coprire la maggioranza dei miei investimenti con il 53%, facendo poi la fetta appunto più grossa investita. Le azioni di questi investimenti azionari sono divisi in questo modo. Microsoft ha il 20% del portafoglio azionario, poi viene la Aflac con il 15%, Coca-Cola e infine Acqua America entrambe col 9%. Il mio interesse nel peer-to-peer lending è fermo invece al momento al 9%. Ovviamente sono molto sbilanciato nel mercato azionario, ma è, come hai ben capito, una mia decisione perché è un mio stile di investimento che ho preso per quanto riguarda la mia volontà di investire. Aggiungerò ETF al mio portafoglio azionario ed altri dividend Aristocrats, ma non voglio tenere aperte più di 15 posizioni totali su DeGiro per quanto riguarda l'investimento nel mercato azionario. Che, a proposito, ti ricordo, puoi usare DeGiro registrandoti con il link referral che trovi qui sotto e tutti e due possiamo guadagnarci qualcosa. Più in là farò altri video per aggiornarti sul mio portafoglio, ma non saranno con cadenza mensile, perché come puoi ben capire, avendo progetti a lungo termine, le variazioni sarebbero di scarsa importanza nel breve periodo, sia che siano esse positive o negative. Bene, fammi sapere cosa ne pensi del mio portafoglio e condividi con me, se ti va,
anche come hai impostato il tuo, se ne hai uno già impostato, per poter scambiare e condividere opinioni fra di noi. Spero che queste mie informazioni su questo argomento siano state di tuo interesse e di tuo gradimento. Se tu hai altre informazioni utili, mi farebbe molto piacere che le condividessi con tutti noi o con me. Clicca nei commenti qui sotto, lasciando un commento, così che possano aiutare tutte le altre persone che come me sono alle prime armi e magari come te. Fammi sapere se stai già usando DeGiro, o Groupir, o Moneyfarm, o se stai valutando di utilizzarle e scambiamoci opinioni in questo. Ti ricordo che per tutte le cose qui sotto che ho menzionato, trovi il link referral. Se ti è piaciuto il video, per favore devasta, distruggi quel pollice in su, iscriviti al canale e clicca la campanella delle notifiche. Per adesso ti lascio e ci vediamo al prossimo video. Ciao!